Buon pranzo, capoccio rossovere, buon pranzo a tutti. Speravo dopo questo viaggio di tornare felice, di fare un video. Purtroppo, ragazzi, è stato difficile per me fare video come promesso, perché essendo fuori dall'Italia sono andato in Olanda, un viaggio sempre itinerante, andavamo a spostarci, non avevo sempre la possibilità di agganciarmi a reti wifi. E niente, ragazzi, volevo tornare, fare un video felice. Non può essere, non può essere, perché puntualmente, e l'ho detto, mi sembra che sia stato quando il video post Milan, Sassuolo Milan, quella partita molto scadente, avevo detto: purtroppo ogni volta che abbiamo un incontro fondamentale e andiamo a giocare la partita prima di questo incontro, la stecchiamo da un punto di vista mentale. Non la prepariamo bene. Non diamo la dovuta importanza a una partita difficile come contro il Torino, ma prima, ragazzi, prima di vedermi alterato veramente, mi raccomando, innanzitutto, fondamentale, sostenetemi, mettete like al video, ragazzi, ne ho veramente bisogno perché sono veramente seccato. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati con i futuri contenuti della vostra capoccia del cuore, condividete il video con gli amici. Ragazzi, allora, cosa dobbiamo dire? Cosa dobbiamo dire? Io vi dico la verità, non ho visto la partita contro il Torino, non l'ho vista live, diciamo, non potevo vederla, ero fuori. Come vi ho detto, in quel momento mi trovavo ad Amsterdam, ovviamente ero in continuo contatto. Mi sentivo che era una partita di merda nella mia testa, per tanti motivi, perché il Torino era in forma, perché secondo me non l'abbiamo approcciata con i giusti giocatori in campo, perché sono rimasto sconcertato senza vedere la partita che al 46esimo era uscito Leao, perché ho detto: si è rotto Leao, mio Dio. Sono andato a spulciare ogni sito possibile, lei non si era rotto, è stato tolto in campo. Ho visto la partita ieri, perché non mi fido dei giornalisti, perché in base a se si è più o meno faziosi, si è catastrofisti, si guarda il bicchiere mezzo pieno. Volevo vederlo io la partita, l'ho vista tutta ieri, prima di andare a letto dopo essere tornato in Italia. Ragazzi, allora, che dobbiamo dire? Da cosa dobbiamo partire? In questa settimana ne sono successe tante di cose. Abbiamo vinto la partita contro il Dinamo Zagabria in maniera brillante. Siamo ritornati a giocare in campionato. L'abbiamo presa nel culo. Ora, i motivi per cui è successo questo sono tanti, sono tantissimi. Il primo, che vi ho già detto, noi purtroppo, e questo passerà sicuramente, noi per crescere dobbiamo fare questo step. Non riusciamo mai, mai, mai ad approcciare mentalmente una partita in maniera corretta se precede un incontro fondamentale come quello contro il Salisburgo, da dentro fuori, dove abbiamo due risultati su tre possibili. Ma lo dico già da ora: se noi entreremo in campo mercoledì pensando al pareggio, ne prendiamo quattro e torniamo a casa, perché abbiamo visto il Salisburgo, che è una formazione con due palle così, numero uno. Numero due, siamo andati a giocare contro il Torino, un Torino in forma. Un Torino che sta bene, e porca miseria, non possiamo affrontare quella partita senza Bennacer in campo per farlo riposare, perché in questo momento il Milan ha tre giocatori che non puoi sostituire. Il primo è Maignan, e non lo puoi sostituire non perché, sì, Maignan è uno dei portieri più forti al mondo, ma non lo puoi sostituire con Tatarusano, perché Tatarusano è un palo della luce, e l'avete visto contro il Torino. E chi veniva qua sotto il canale: e prendete Tatarusano, fate la parata, la parata. Nascondetevi, per favore, andatevi a nascondere, non vi voglio neanche vedere, neanche vedere, non voglio parlare, perché chi ritiene Tatarusano un secondo portiere all'altezza, porca miseria. Dobbiamo ripartire dai fondamentali di cosa deve essere un portiere, ok? Numero uno. Non possiamo giocare quella partita senza Bennacer, perché Bennacer in questo momento è il centrocampista più in forma della Serie A, è il regista più forte della Serie A, e se tu mi togli Bennacer nel nostro modulo, dove non abbiamo un giocatore con quelle caratteristiche, non abbiamo un giocatore di far giocare la squadra a quella velocità come fa Bennacer quando gioca, abbiamo tutti i sostituti di Tonali, perché Vranx è un sostituto perfetto di Tonali, è un box to box con caratteristiche diverse, ma ti copre la stessa porzione di campo. Pobega ti può, tra virgolette, sostituire Tonali, perché abbiamo 200.000 centrocampisti che, tra virgolette, possono sostituire Tonali, ma non abbiamo uno che per caratteristiche può sostituire Bennacer. E allora guardiamoci in faccia, facciamoci un bel bagno di umiltà, perché purtroppo, purtroppo, non siamo nelle condizioni per poter sostituire Bennacer. Quando lo saremo, perché a gennaio magari si correrà ai ripari comprando un altro vice Bennacer, allora va bene, potremo far riposare Bennacer. Ma Bennacer in questo momento lo dobbiamo imbottire di tutte le cose possibili, ovviamente legali, si parla di cose legali, per
giocare sempre e dobbiamo pregare che non si infortuni. Soprattutto non possiamo snobbare, tra virgolette, Bernaster facendolo riposare contro squadre forti, perché il Torino è una squadra forte, perché come l'ho detto a inizio anno contro l'Udinese, vedete che tante squadre perderanno punti fuori casa con l'Udinese, lo dico del Torino, ci saranno molte bighe che perderanno punti contro il Torino, ok? Numero uno. Quindi non possiamo rinunciare a Bernaster, che è un giocatore fondamentale. E come terza cosa, caro il mio Pioli che amo, perché poi leggo commenti, Pioli out, vergogna, vergognatevi di qua di là, porca miseria ragazzi, andatevi a farvi recuperare, non vi voglio nel mio canale, non vi, lo dico già da ora. Chi deve commentare qua sotto con il Pioli out, per favore vada via dal canale, si disiscriva, non voglio parlare con voi, perché qui veramente poi c'è da aprire un caso clinico, non un caso calcistico, un caso clinico. Però Pioli non può far uscire Leao a inizio secondo tempo, perché ragazzi, non è, cioè, o lo vogliamo o no, Leao è la nostra stella, è il giocatore più forte della Serie A, è quello che ti può decidere le partite da solo. Purtroppo ha approcciato male la partita, si è mangiato due gol, un gol veramente scandaloso, il primo gol se l'è mangiato perché ha sbagliato lo stop, e lì una volta che hai stoppato male, la palla era veramente molto alta, andare a concludere è complicato, si poteva fare ma complicato. Il secondo gol è totalmente mangiato, non so se hai visto proprio che ha rallentato la gamba per andare a impattare meglio la palla, poi non lo so, non ha calcolato bene la velocità della palla, non l'ho capito. L'Abraham Diaz ha fatto un assist meraviglioso e ci ha stilato quell'opportunità. Perché purtroppo noi due opportunità a inizio squadra, a inizio partita le abbiamo avute, non le abbiamo sfruttate e lì abbiamo pagato. Abbiamo pagato di tante cose, non siamo più tornati in campo, ma lì sul 2-0, sull'1-0 comunque magari andiamo a vedere un'altra partita, magari. Poi ho visto la partita, non siamo più entrati in campo in maniera scandalosa, non abbiamo più avuto la testa, abbiamo mollato. Pioli ha fatto uscire spiegabilmente Leao, ha fatto entrare Rebic, ha fatto uscire Brian Diaz che stava giocando bene. Perché far uscire Brian Diaz, un giocatore che in questo momento per noi è fondamentale, perché è uno di quei momenti in cui Brian Diaz diventa Messi, gli riesce tutto, dà i palloni col tempismo giusto, quello che ho sempre chiesto a Brian Diaz, perché toglierlo? Poi apriamo una polemica incredibile sul gol che praticamente hanno dato al Milan, perché lì la partita poteva riepirsi in maniera ingiusta, perché quello è un fallo, andava annullato il gol, giusto annullarlo. Poi dobbiamo dire comunque agli amici che perché scandalo di qua di là, c'era anche un rigore non dato al Milan per fallo di mano su una punizione calciata da Rebic, fallo di mano netto non dato, quindi per favore. Ma ovviamente non è che sto dicendo, riportando episodi che hanno danneggiato il Milan, cerco di essere obiettivo. Abbiamo fatto cacare, comunque sia, dobbiamo perdere questa partita, perché è meglio perdere queste partite per darti uno schiaffo che recuperarle in maniera immeritata, perché magari ci svegliamo, perché magari ora abbiamo una partita fondamentale da approcciare nel migliore dei modi contro il Salisburgo, che è una squadra forte. Se noi non resettiamo, a me piace pensare che il Milan non sia entrato in campo con la testa giusta per affrontare il Torino, va bene, siamo una squadra giovane, ci può stare, ma se ripetiamo questa prestazione contro il Salisburgo finisce 0-6 e veniamo eliminati. Io capisco che magari la squadra abbia caricato di responsabilità, scusate, la società abbia caricato di responsabilità la squadra, perché contro il Salisburgo è una partita che non solo vale una stagione, ma vale tanti soldi in un Milan che purtroppo, o per fortuna, sta aumentando il fatturato sempre più. Non possiamo, anche per via degli sponsor, non entrare agli ottavi, perché abbiamo numerosi bonus in ballo con vari sponsor. Purtroppo magari la squadra ha sentito questa pressione, non è riuscita a concentrarsi contro il Torino. Pioli ha fatto i suoi sbagli, perché Pioli ha fatto i suoi sbagli. Io spero, ragazzi, che a gennaio la società si renda conto che se vogliamo lottare, perché in questo momento, parliamoci chiaro, io non salgo sul carro di... Io l'ho detto nei pronostici di inizio anno, andatevi a rivedere il video. Quest'anno la squadra che per me è favorita per lo scudetto è il Napoli, per tante ragioni le ho spiegate, hanno 7 squadre in attacco, possono sopperire a tutti gli infortuni possibili in attacco, tranne a quello di Kvaratskhelia. Hanno un centrocampo fortissimo di qualità, quantità, riserve, rispetto a noi sono più pronti. Hanno preso giocatori che hanno forza, fame di vincere, hanno un percorso molto simile a quello che ha fatto il Milan con Pioli.
Ma con Spalletti? Spalletti il primo anno si è ambientato, magari ha capito cosa psicologicamente non andava in questa squadra che nei momenti topici dell'anno calava in maniera vertiginosa la soglia dell'attenzione. Secondo me quest'anno il Napoli è la candidata numero uno. Se noi vogliamo stare al loro passo, noi, l'Inter, la Juventus, non possiamo permetterci di steccare partite. Perché ora siamo a 6 punti contro il Napoli, abbiamo mi sembra 4-5 partite alla portata, dobbiamo cercare di vincere sperando che il Napoli perda punti. Ora loro hanno un bel po' di big match, il primo l'hanno vinto contro la Roma, con un meraviglioso gol di Osimhen. Noi dobbiamo sperare di portare a casa quanti più punti possibili per andare ad insediare il Napoli per poi arrivare alla girata di boa, alla 19ª giornata, cercando di essere lì. Perché se noi perdiamo molti punti dal Napoli in questo momento dell'anno, ciao, arrivederci, grazie, non li prenderemo più, perché il Napoli quest'anno non avrà, secondo me, momenti di crisi prolungata, potrà steccare qualche partita e noi dobbiamo essere bravi ad approfittarne. Niente ragazzi, il video finisce qui, non lo voglio far durare eternamente. Ci vediamo domani con il video pre-partita di Milan-Salisburgo. Speriamo di approcciarla meglio perché se no non mi vedrete così controllato. Non mi vedrete molto esagitato. Spero per me, per le mie coronarie, per la mia salute cardiaca, che il Milan possa andare a fare una bella partita, a riprendersi subito. Mi raccomando ragazzi, sostenetemi, like al video, commentate, condividetelo con gli amici, ma soprattutto iscrivetevi al canale ragazzi, totalmente gratuito, per arrivare a 1000 iscritti entro Capodanno. E niente ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video. Speriamo felice. Bella.